insomma, alla fine di queste due settimane siamo arrivati a questa giornata conclusiva del Pin Camp, che è stata un'esperienza straordinaria. È stata un'esperienza straordinaria per le ragazze, per i genitori. Abbiamo avuto tanti feedback da parte dei genitori che ci ringraziano per questa esperienza che hanno fatto le loro figlie, ma noi abbiamo risposto dicendo che siamo noi a ringraziare queste ragazze che hanno voluto trascorrere queste due settimane con noi e ci hanno permesso di sperimentare anche un nuovo modo di fare formazione, trasmettere cultura e far appassionare le giovani menti di oggi, che saranno le giovani menti del futuro, molto promettenti, a discipline che a volte non sono le prime scelte tra le ragazze che si iscrivono all'università, perché insomma, come è noto, ci sono tanti studi su queste problematiche di genere, per cui la percentuale di immatricolate di sesso femminile nelle scienze, nelle tecnologie, nella matematica e nell'ingegneria sia ancora molto molto bassa. Quindi è importante che un dipartimento come quello nostro, che è un dipartimento di ingegneria e scienze dell'informazione e matematica, e quindi nasce proprio come progetto fondativo, come integrazione e promozione di quelle che vengono chiamate le discipline STEM, quindi è importante che un dipartimento come il nostro senta questa responsabilità morale e culturale di promuovere le discipline STEM fra le ragazze. Questa iniziativa è frutto di un lavoro grandissimo di tante persone che ci hanno aiutato: 14 membri dello staff, 14 docenti, 9 tutor. I tutor sono stati dei ragazzi, dei nostri studenti, delle nostre lauree e magistrali, che hanno dato un contributo fondamentale per il successo di questa iniziativa. Le ragazze che sono state con noi sono state straordinarie, hanno accettato 15 giorni pesanti, perché stavano con noi stamattina alle 9 fino alla sera alle 5:30, con un impegno, un entusiasmo, una capacità creativa. Hanno prodotto dei progetti molto belli, molto interessanti, che verranno presentati oggi. 3 di questi verranno scelti come 3 progetti migliori e verranno premiati. Dato il successo di questa iniziativa, il Pin Camp verrà trasformato in struttura permanente e avremo quindi delle prossime edizioni nei prossimi anni. Oggi siamo qui per un evento importante, che è la premiazione del Pin Camp, un camp che è stato organizzato dall'Università dell'Aquila e finanziato dal Fondo Territori, Lavoro e Conoscenza, che è CGL CISL UIL. Perché questo? Questo investimento all'interno del Pin Camp si sviluppa diciamo in una logica più ampia, dove CGL, CISL e UIL, i sindacati, stanno lavorando con l'Università dell'Aquila e il Comune dell'Aquila all'interno di un progetto Territori Aperti, che ha l'obiettivo di migliorare la conoscenza di tutto quello che è successo, ad esempio in occasione di calamità naturali, sia per il terremoto del 2009 ma anche nell'attuale cratere del sisma del 2016. L'obiettivo dei sindacati è quello di intervenire direttamente con le persone che vivono nel cratere, in questo caso le ragazze, ragazze che spesso vengono discriminate nell'accesso delle scienze, alle materie scientifiche, per cui informatica, matematica, scienza, fisica. L'obiettivo di questo programma e di questo campus, che è durato 2 settimane, è stato proprio quello di credere in queste ragazze. Sono state selezionate attraverso un bando, una buona parte di loro viene da comuni che sono all'interno del cratere, per cui l'obiettivo è quello di agevolare non solo la conoscenza di queste ragazze, ma far sì che all'interno di queste aree svantaggiate per varie ragioni comunque ci possano essere anche degli embrioni per ricostruire un futuro, per dare opportunità a chi vive nel cratere, per dare futuro alle ragazze e far sì che comunque, anche grazie all'intervento dei sindacati, si possa consentire di migliorare la conoscenza diffusa all'interno del cratere e permettere anche opportunità chiaramente di tipo occupazionale, perché questo è un altro, diciamo, aspetto importante dell'intervento del Fondo Territorio, Lavoro e Conoscenza, quello di incrementare la quantità e la qualità occupazionale nelle imprese o comunque per creare lavoro all'interno del cratere.